Grazie, eccomi tornata con un nuovo video. Si tratta di un video in collaborazione con una ragazza davvero carina che il suo canale si chiama Dreamy Makeup. Ovviamente, come sempre, troverete giù nell'info box tutti quanti i riferimenti al suo canale e il video gemello. Abbiamo deciso di parlare dei flop dell'anno 2014. È inevitabile, possiamo anche impegnarci nel fare gli acquisti migliori, ma qualche flop capita sempre. Devo dire che col tempo sto diventando sempre più brava, a comprare, ovvero i flop sono sempre di meno. Però qualcuno capita inevitabilmente. Quindi ho qui nel mio telefono, diciamo, divise in categoria le cose da farvi vedere. Sono piena di cose qui sul letto. Ok, quindi inizierei come prima categoria dalla base. Devo dire che qui mi ritengo fortunata perché praticamente per quasi tutto l'anno ho utilizzato la crema Eterea di Neve Cosmetics con cui mi trovo da Dio e in più vari campioncini. Mentre mia madre aveva comprato questa crema da Bottega Verde che si chiama Crema Viso Effetto Lifting. E l'avevamo presa in offerta, quindi diciamo nemmeno troppi soldi buttati, ma è veramente una crema un po' pessima. Come vedete, anzi, ne utilizzo anche parecchia e ho provato ad utilizzarla anch'io. L'unica cosa buona è veramente l'odore, ma è una crema che all'apparenza sembra molto leggera, ma sul viso rimane molto. No, pesante, però rimane appiccicaticcia, non si assorbe in fretta, è un po' antipatichetta come crema. E quindi io mi sento di metterla nei flop perché tipo mia madre la odia. Poi, seconda categoria, perché devo dire che altre creme da segnalarvi in quanto flop non ne ho. Seconda categoria sono i fondotinta, qui ne ho due. Allora, uno è assolutamente un flop. Si tratta della BB Cream della Garnier nella colorazione medium. Io che già la colorazione è stata toppata fin dall'inizio, perché come vedete anche dal tubettino, per me che sono un cadavere, è davvero troppo scura. Ma al di là di questo, tende a fare delle macchie sul viso, non si stende omogeneamente, non fa un bel effetto. E secondo me per una BB Cream cioè, l'effetto di una bella pelle, comunque almeno omogenea, è davvero importante. Quindi questa assolutamente io mi sento di bocciarla. So di gente che ci si trova bene, comunque come sapete sono tutte cose molto molto soggettive. Mi scuso se sentite la voce ancora un po' strana, ma ancora gli strascichi del mal di gola. L'altro fondotinta, che diciamo magari è anche un po' precoce metterlo nei flop perché l'ho preso a fine anno, ma sono rimasta davvero male dell'effetto che mi ha fatto. Si tratta del nuovo fondotinta della Pupa, oddio, il Like Doll, che ve ne avevo anche parlato bene perché l'avevo iniziato a provare. L'effetto sulla pelle è davvero bello, lascia la pelle, potrei dirvi davvero effetto bambola, perché la lascia bella uniforme, setosa. Il problema è uno: dopo averlo utilizzato per una settimana di seguito, l'unica cosa cambiata, diciamo, nella mia routine, sono apparsi dei mega, e dico mega, brufolozzi. Quindi io mi sento di incolpare lui, anche perché su vari gruppi di Facebook ho letto che non sono che non sono la sola a cui ha fatto questo tipo di reazione. Questa cosa mi dispiace tanto, mi dispiace un po' meno perché l'ho preso con il coupon a 10 euro, mi avrebbero dovuto un po' di più averlo pagato a prezzo pieno, ma comunque mi dispiace perché è un fondotinta che utilizzerò, diciamo, per rare occasioni, ma non è assolutamente da uso quotidiano se mi fa questo effetto. Poi, passando ai correttori, anche qui ne ho due. Allora, qui diciamo una cosa un po' particolare è che si tratta di due correttori bio. Il primo è Nascondino di Neve Cosmetics. Io ho la tonalità, si è cancellata, e medium, light beige, una cosa del genere, se non ricordo male. Packaging carinissimo, e
ma il prodotto in sé è un po' deludente. Un po' deludente, però anche qui c'è da dire per il mio tipo di occhiaia. Il prodotto si presenta così, penso che lo conosciate più o meno tutti, e è in formula cream to powder, ovvero appena preso ha un aspetto abbastanza cremoso, il mio vaso è seccato tantissimo. Una volta applicato diventa una polvere finissima, quasi impalpabile. A parte il fatto che appunto, mi dicevo, il mio si è seccato davvero davvero tantissimo, ovviamente non si capisce. È un correttore a medio-bassa copertura, non stratificabile, perché se lo si va a stratificare va inevitabilmente nelle pieghette. Non è assolutamente adatto a un contorno occhi tendenzialmente secco, e secondo me anche a chi inizia insomma ad avere una pelle matura, perché esempio sull'occhiaia di mia madre evidenziava ancora di più i segni del viso, ma anche a me che ho 24 anni, quindi insomma, oltre al fatto che a me che ho delle occhiaie parecchio evidenti non me le correggeva per nulla. Ho provato ad utilizzarlo parecchio, lo trovo migliore sui brufoletti perché avendo una consistenza secca e trovo che si fissi meglio, però secondo me è un flop, almeno per quanto mi riguarda, sempre in base alle mie esigenze. E lo consiglierei a chi non ha un contorno d'occhi secco e ha delle occhiaie facilmente copribili. Altro correttore che per me è un flop è questo correttore della Benecos che si chiama Natural Concealer. Questa è la tonalità light. La prima cosa che mi fa mettere questo correttore fra i flop non è né la tenuta, niente, ma semplicemente l'odore, perché appena si apre ha un odore tremendo di vernice e io mi chiedo come può un prodotto bio avere questo tremendo odore, e mi dà veramente fastidio. Questa è una cosa che non sopporto, oltre al fatto che non copre assolutamente nulla, è molto luminoso, infatti per smaltirlo spesso lo uso sopra il correttore per illuminare la zona delle occhiaie, insomma la zona del contorno occhi, ma non è assolutamente coprente, nemmeno la definirei media bassa coprenza, non è proprio coprente secondo me. E poi vi ripeto, questo odore a me dà un fastidio tremendo. Andiamo avanti. Blush. Come blush ne ho due da segnalarvi. Uno già ve lo feci vedere, forse anche l'altro, non mi ricordo, ed è questo blush della New York Color o NYX, che si chiama, è il numero 652, si chiama West Side Wine. Allora, a parte il packaging scadentissimo in plastica, ok, ma il packaging, ok, se c'è è bello, se è scadente a me poco interessa, cioè tipo io adoro i blush da una strilina della Mua che sono appunto semplicissimi. Questo qui è il blush, che è un bellissimo colore, appare un pochino più chiaro in videocamera, in realtà diciamo è un rosa malva, e con all'interno dei micro glitter. Il problema è uno: non che sia poco pigmentato, ma che non lo è proprio, nel senso, se io vado a fare così per fare lo swatch voi non vedete assolutamente nulla, nulla, è davvero inutile, tant'è che penso che dopo aver girato questo video vado a finire nel cestino, perché mi occupa praticamente dello spazio, e perché è inutilizzabile, con le dita non si prelava prodotto, con il pennello peggio mi sento, e quindi per me è assolutamente non bocciato di più. Altro blush che invece devo dire mi dispiace bocciare perché il colore è davvero bello, ha il problema opposto, è questo blush della ELF, l'HD blush, nella colorazione headliner, se è questa, non so se quel nome sta a significare la colorazione. Il problema è che avendo questo tipo di dosatore che può sembrare carino, in realtà non lo è per niente, perché non si riesce a dosare in maniera giusta il prodotto ed è davvero troppo troppo pigmentato. Già come vedete è di un bellissimo rosa Barbie, e una volta applicata anche in minima quantità
viene un effetto davvero esagerato a dir poco, non si riesce a sfumare bene e non lo utilizzo praticamente mai, perché ogni volta che ci provo sono poi costretta a struccarmi e rifare la base. Quindi non ve lo consiglio questo genere di blush in generale, perché secondo me a questo punto, se si vogliono provare dei blush in crema, è preferibile dove si preleva semplicemente con le dita, in modo tale che si prenda la quantità giusta di prodotto. Andando avanti, per quanto riguarda la cipria, boccio sempre una della ELF, che è questa cipria qui. Si è cancellata la scritta sopra, quindi io onestamente non so dirvi come si chiama, so dirvi solo che è la colorazione Apricot Beige. Ed è questa cipria qui, e il fatto è che messa o non messa è praticamente identico, e in quanto non trovo il colore questo qui, quindi va anche diciamo molto bene per la mia pelle, non trovo che cambi il risultato, ovvero secondo me non mattifica, non prolunga la durata della base, non fa secondo me quello che dovrebbe fare una cipria, quindi la trovo alquanto inutile, infatti non la uso quasi mai. Poi, terra. Allora, qui per la terra mi dispiace che possa essere un po' poco utile, perché ho da bocciare una terra della Kiko, che però vedete in questa giarretta, perché mi era caduta. Allora, l'ho pressata, l'ho fatto diventare un polvere minerale e l'ho messa qua dentro per, diciamo, non buttarla interamente, quindi io non vi so dire il nome della terra, mi ricordo solo che era di una collezione limitata, parecchio vecchietta, quindi mi dispiace che non sono molto d'aiuto. Vi faccio vedere, perché per me è un flop, perché ho toppato alla grande il colore, ma oltre quello, eccola qui, come vedete per me è una terra davvero molto molto scura. Poi non vado matta per queste terre particolarmente aranciate, perché mi fanno un po' effetto Oompa Loompa, quindi non mi fa impazzire. Ma oltretutto la cosa che mi porta a metterla in un flop è che chiazza, fa delle macchie dopo un po' che viene applicato, e questa non è, perché magari molti di voi potrebbero dirmi che ho fatto perdere magari delle proprietà del prodotto pressandolo, ma questa cosa succedeva anche quando era nel suo packaging originale, quindi non so se si altera se lo presso o meno, e sicuramente non è come una terra minerale nata per essere una terra minerale, quello senz'altro, però io non riesco a utilizzarla perché come vedete per me è scurissima e oltretutto mi lascia delle chiazze. Andando avanti, illuminante. Anche qui non ho nessun illuminante in particolare da bocciare, perché comunque quelli che ho li uso, anche se poi mentre cercavo le cose diciamo da mettere qui per fare i flop, ho pensato che ho un illuminante che non uso come illuminante ma come ombretto, allora ho detto beh forse perché come illuminante è un po' un flop. Si tratta del Luminous Touch della Pupa, della collezione China Doll. Praticamente Pupa fa questo tipo di prodotto per ogni collezione limitata, ho scoperto, praticamente identici, cambia solamente il sottotono e diciamo di questo illuminante. Vi faccio vedere, tipo questo qua come vedete è beigeolino, mentre se non erro nella nuova collezione è più rosato. Non lo uso come illuminante perché adesso vi faccio vedere il risultato una volta sfumato. È davvero troppo, ovviamente anche qui sono gusti, ma preferisco senz'altro illuminanti molto più discreti, non con questi brillantini enormi all'interno, e che siano molto più naturali, ecco. Non lo uso assolutamente come illuminante, ma lo uso spesso come ombretto, perché come vedete è molto carino e luminoso anche come punto luce. Però sul viso come illuminante sinceramente no, quindi se devo pensare alla sua funzione forse sia un flop. Come al solito parlo troppo e per questo motivo ho deciso di dividere il video in due parti. Questo video finisce qui con tutti i flop del viso. Nel video seguente troverete i flop della parte degli occhi, in modo tale che se ve ne interessa solo uno non vi dovete subire mezz'ora di video. Ci vediamo al prossimo, ciao!